Quell'esplosione. Non poteva essere un creeper normale, era qualcosa di più grosso. Un creeper mutato. Però, chi ci ha messo un creeper mutato qua sotto? E perché fare questa trappola? Evidentemente il solo scopo è quello di uccidere, non ci può essere un altro motivo. E se davvero qua fuori c'è un creeper mutato, è meglio non scavare. L'unica via di fuga è da dove siamo caduti. E se questo poverino non aveva materiali per salire, né attrezzi per scavare la roccia, allora non mi sorprendo che sia morto qui di fame. Ok, per assurdo, in questo momento questo bunker di bedrock e di roccia mi tiene al sicuro da quello che ci potrebbe essere là fuori. La vedo anche del rubino, a quanto pare. Ok, più in alto c'è del diamante. Molto bene, posso uscirne tranquillamente, ma prima mi dovrò preparare a dovere. Fortunatamente ho raccolto abbastanza roccia da potermi fare una fornace, per cui metterò a cuocere anche il ferro che ho trovato, mi farò un'armatura e mi preparerò a dovere. Nel mentre ho anche qualcosa da mangiare, per cui sarebbe il caso di farsi una seconda fornace per cuocere il cibo. Ok, non mi resta che aspettare qua dentro. Deve essere stato orribile morire in questo modo. Se è veramente il tizio dove abito io in questo momento, allora questo libro potrebbe tornare utile al vecchio. Sì, direi che è il caso di portarlo a casa. Magari mi saprà dire qualcosa in più riguardo a questa persona. Una bella bistecca è quello che ci serve e soprattutto sarebbe servita a te, amico mio. Allora, il ferro. Ho 28 pezzi di ferro. 28 pezzi vuol dire che mi faccio un bel po' di armatura. La spada di ferro già ce l'ho. L'altra spada è di pietra, però va bene così. È comunque un dual wielding, quindi sono messo abbastanza bene. Mi servirà anche qualche torcia in più, probabilmente. Allora, 21 pezzi di ferro qui e altri 5, anzi 7, con quelli che stanno cuocendo qua dentro. Direi che mi posso fare una bella armatura in questo modo. Mi farò un'armatura full iron, in modo da proteggermi da eventuali brutti incontri. Allora, chestplate c'è, gambali ci sono, piedi ci sono e elmo c'è. Mi avanza anche 4 di ferro, che direi terrò via per il momento, terrò da parte. Allora, la carne è cotta, il carbone lo posso recuperare, così come tutto il resto. Mi faccio giusto delle torce extra, così da poter avere anche una bella fonte di luce mentre esplorerò la caverna. Bene dunque, è arrivato il momento di uscire da questa trappola mortale. Qui c'è anche del rubino, per cui me lo prendo senza alcun dubbio. Solo due pezzi. Solo due pezzi. Vabbè, potrebbero bastare per un'eventuale spada. E qui sono finalmente fuori. La merda di sabbia mobile è stata tappata e ora diamante. Finalmente siamo soli io e te. Uno, due e basta. Tutto qui? No, neanche una spada mi farò con due pezzi. Uno lo devo dare al vecchio. Oddio, mi sa che mi conviene cercare ancora. E qui? Che cos'è? Titanio forse? Dov'è finito? L'ho forse rotto, non lo devo prendere quel piccone di ferro? Oh merda, peccato. È il caso di trovarsi un altro ramo della caverna. Perché se ne va questo zombie? Oi! Fatti ammazzare. Una via d'uscita, forse sarebbe meglio risalire a questo punto. È troppo... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Il mutant! Il mutant creeper! Oh cazzo, dove? Oh merda, 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 merda! Blocca l'uscita! Blocca l'uscita, cazzo, come faccio mo? Oh cazzo, via, 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 via. Wow, dove sto andando? Dove sto andando? È un fottuto vicolo cieco, è un fottuto vicolo cieco! Merda, merda, merda. Ok, come faccio? Come faccio? Devo scavare. Scavo, scavo, scavo. Ok, dovrei averla scampata. Bene, qua è meglio chiudere tutto e cercare di scavare. Potrei scavare un po' più in basso, alla ricerca di altri diamanti, ma poi devo uscire il prima possibile. Questo posto è troppo, troppo pericoloso per me. Rubino! Ah, una notizia bella finalmente. Questa caverna è la cosa più pericolosa che mi sia mai capitata, mannaggia quel vecchio. Sembra quasi che mi voglia morto. Sembra esserci un'altra uscita da questa parte, o è solo un laghetto sotterraneo? Ok, potrebbe essere un altro sistema di grotte. Io sto comunque cercando del diamante qui.
Allora, questo che cos'è? Semplice rame, redstone, non mi serve al momento. Un'altra grotta? No, un altro stupido laghetto. Che è sta pianta? Faccia del ferro. Ovviamente niente diamanti. Oh mio Dio! Finalmente! Finalmente! Quanto diamine avrò scavato! Ok, allora. Un blocco? Uno solo? No, almeno due ce ne sono. Almeno due. Tutto qui? Tutto qui. No! Attenzione! Tre diamanti! Tre diamanti! Quattro diamanti! Ah, rubino. Rubino ci sta. Rubino ci sta. Sei rubini, sei diamanti. Uno lo dovrò dare al vecchio. Tre per il piccone, due per la spada. Ok. Direi che la missione è compiuta, me la sono vista veramente brutta e a questo punto no, non ci penso nemmeno a esplorare di nuovo le caverne. Salirò da questa parte. Un bel tunnel verticale, vecchia maniera. Quando si dice buio pesto, non si vede assolutamente niente. Ma stando alla mia mappa sono a coordinate 51 e sembra che stia per sbucare da qualche parte. Non so neanche se sono vicino a casa, non so neanche se è notte. Ti prego, dimmi che è finita. Ti prego, fammi uscire. Fammi uscire. Oddio. Il cielo. Il cielo. Mamma mia. Dove sono finito? Sento strani versi. Oh, cazzo! Cazzo, cazzo, cazzo! No, 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 no! Wow. C'è della luce lì. Della lava. E quello che minchia è un ogre? Ok, meglio girare al largo. Ne ho già visti fin troppi di mostri per oggi. Perché ho l'effetto del Wither? Perché ho l'effetto del Wither? Cosa diamine è stato? Cosa diamine è stato? Cos'è? Cos'è? Chi è che mi spara? Oh, merda, merda, merda. Vi odio tutti, vi odio tutti, vi odio fottutamente tutti. Muori! Muori, 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 muori. Ok. Wow. Wow, devo scappare. Devo scappare. Tutta questa fatica per uscirne e poi mi tocca rifugiarmi di nuovo in una fottuta caverna. Mi pigli per il culo? Ok, da che parte posso andare però? Forse dovrei scavare nella roccia? O forse... Oh, è troppo pericoloso. È troppo pericoloso. Ok, l'ho scampata anche questa volta. Ora è anche tornato il giorno, quindi si può uscire da questo buco infernale. Molto bene. È ora di tornare dal vecchio e mostrargli che il diamante è stato trovato. Ok. Che cosa ho appena sentito? Cosa è appena esploso? Oh merda, si è liberato il mutante! Cazzo! Cazzo! Oh merda. Ok, non devo aver paura. Non devo aver paura. Vieni qui. Vieni qui. Dove sei? Ah, non riesco a prenderlo. Vieni qui. Mannaggia te. Vieni, minchia, mi serve l'arco. Wow, questi salti non me li devi fare. Non me li devi fare, non me li devi fare. Muori, muori bestia. Oddio, è fortissimo, merda, è fortissimo. Devo scappare da qui. Devo scappare, devo scappare, devo scappare. Ok, devo prendere tempo. Lui non si rigenera, giusto? Ok, calmo Eren, calmo Eren. Mangiato, mangiato. Se ne sta andando. Troppo pericoloso, non posso lasciarlo andare. Non posso lasciarti andare. Prendi questo, prendi questo. Avevo solamente due frecce. Avevo solamente due frecce. Bene. Ok. Vorrà dire che ti dovrò sfidare di spada. Vieni qui. Che cos'è? Un minion. Ci mancava pure questo. Si è auto-intrappolato, forse. Vieni qui, vieni qui. Merda. Ok. 70 di vita. Tu vai via. No, no, non devi esplodermi addosso. Anche quello sta esplodendo. Che fa? Si rigenera? Si è rigenerato? Si è appena rigenerato. Merda, 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 merda. Prendi questo. Prendi questo, ok, non devi esplodere. Non esplodere, non esplodere, non esplodere. No, tutti i minion, tutti i minion. Tutti i minion no, tutti i minion no. Ok, morite, morite, esplodete. Esplodi, esplodi, esplodi. Bene, uccidetevi tra di voi. Ok. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. 50 di vita, 40, 39, 32, 25, 18. No, no, 4 di vita, 4 di vita. Ok, sta per esplodere l'esplosione finale. Mi sta tirando a sé, mi sta tirando a sé. Devo scappare. Wow. Ce l'ho fatta. Ho battuto un fottuto mutant creeper. Non ne voglio più sapere di questa merda. Wow. È arrivato
il momento di tornare veramente al villaggio. E questa volta il vecchio farà bene un leone. Tu non sei cattivo, vero? Vero? Ok. Il vecchio farà bene a darmi le informazioni che cerco questa volta. Me la sono vista veramente brutta. Vecchio, Lanka, sir? Ci sei? Eren, bentornato. Arriviamo subito al dunque. Il diamante l'ho trovato. Me la sono vista veramente brutta contro quel Mutant Creeper. Cosa? Un Mutant Creeper? Oh mio Dio, sei riuscito ad abbatterlo? Ho battuto boss ben peggiori di quella merdina, non ti preoccupare per me. Piuttosto ho trovato dell'altro nella caverna. Un cadavere. E penso che sia della persona a cui apparteneva la casa dove abito. Che cosa te lo fa pensare? Tieni, questo è il tuo diamante. E in più ho trovato questo libro nella caverna, vicino al cadavere. Parla di sua figlia, Hope. E ho trovato un libro simile nella casa, in cui parlava di questa Hope, per cui presumo che sia la stessa persona. Capisco, Eren. E così è morto nelle caverne. È triste saperlo, anche se ormai è passato molto tempo dalla sua scomparsa. Mi spiace, ho pensato che fosse giusto farti avere questo libro. Hai fatto molto bene, Eren. Piuttosto, la tua domanda. Volevi sapere perché sei arrivato qui? È arrivato il momento di raccontarti della leggenda delle sette piume. Sette piume? Ne ho già sentito parlare, nel libro si parla di ali della libertà, in più la scorsa notte avevo sentito qualcuno dire una sorta di filastrocca riguardo queste sette piume. La leggenda delle sette piume e delle ali della libertà è una leggenda tramandata nella capitale di questo regno. La città di Onalim. Fu Sir Barton il primo di queste sette piume. Le sette piume sono sette viaggiatori, prescelti e spediti nel regno per salvare il mondo. Lo stesso Sir Barton fu il primo di queste sette piume e fu il primo a raccontarci questa leggenda. E qui veniamo al dunque, Eren. Ho modo di credere che tu sia la settima piuma. Vuoi dire che sono arrivato qui per una sorta di leggenda, di profezia? Esattamente, ma non ti montare la testa. Finora la profezia non si è mai avverata. L'uomo di cui hai trovato il cadavere era il secondo viaggiatore arrivato nel regno, eppure non aveva nessuna abilità particolare. Non mi sorprendo che sia morto in quel modo. Ok, quindi io sarei una sorta di viaggiatore arrivato per una profezia, ma qual è il mio scopo in tutto ciò? Devo salvare il regno? Eppure mi dici che la profezia non si è mai avverata, per cui cosa dovrei fare io? Ti limiterai a seguire le mie istruzioni e a darmi una mano. Non sei il primo viaggiatore che bussa alla mia porta. Scopriremo questo segreto insieme. Per il momento ti ringrazio del diamante, mi sarà molto utile. Se mi permetti una domanda gratuita, a che cosa ti serviva il diamante? Mi serve per fare un tentativo con un certo portale. Per il momento non ti posso dire altro. Va a dormire, ormai è arrivata la notte. Ci vedremo domani per decidere come proseguire. Ah, va bene. È arrivato il momento di andare a dormire. Non sono per niente soddisfatto delle risposte che ho ottenuto. Insomma, una profezia, le sette piume, sette prescelti che sono stati inviati in questo regno. E io cosa c'entro con tutto ciò? Qual è il mio scopo? Che cosa devo fare per tornare a casa? Pensavo che avrei trovato presto un modo per tornare, ma a quanto pare la mia permanenza durerà più del previsto. Allora a domani, Lanka. Speriamo di trovare presto una soluzione. Wow.